Bentrovati a una nuova puntata della nostra trasmissione di approfondimento qui Emilia Romagna e benvenuto al nostro ospite di oggi, Simone Vellani, direttore commerciale di Benessere24. Grazie per essere con noi. A te, grazie. Parliamo di eh, FIR oggi, Far Infrared Ray, ovvero i raggi infrarossi lontani che sono in grado di aiutare a combattere diverse patologie. Infatti sono raggi che emettono una radiazione di tipo termico e perciò riescono a trasferire energia naturale al corpo. E allora chiedo a Simone, la vostra azienda produce dei dispositivi che sono eh, medici, certificati e sono in grado di, attenu di attenuare? I dolori osteoarticolari e in che modo e soprattutto in che modo utilizzate questi raggi infrarossi lontani all'interno dei vostri prodotti. Sì, grazie. Eh, allora, diciamo intanto che Benessere24 BuyFil System Original è la prima e unica azienda italiana con più di 20 certificazioni e eh, certificata soprattutto anche dal Ministero della Sanità, come hai giustamente fatto notare. Eh, ci si è reso conto che questi raggi sono talmente benefici, non a caso vengono chiamati biogenetici, che producono degli effetti decisamente positivi ma soprattutto non invasivi nel corpo umano. Eh, si ha la continua ricerca di terapie che non abbiano controindicazioni o meno possibili proprio per evitare quello che purtroppo accade con tante realtà non, non, non annesse, non comuni. Benessere 24 ha trovato questo tipo di soluzione. Cosa sono i raggi infrarossi lontani? Sono dei raggi, innanzitutto che il sole produce e che anche il corpo umano produce. E in una certa misura, che va dai 4 ai 14 micron, senza che scendiamo troppo sui particolari, hanno delle azioni terapeutiche decisamente fantastiche, di riscontro quasi immediato nel corpo. E tutto questo senza controindicazioni. Cosa ha fatto l'azienda? Ha usato la tecnologia per trasferire questi eh, raggi infrarossi, ripeto, che sono comunque carichi di minerali di cui il nostro corpo è composto, per, ehm, per dare sollievo e quindi terapia antidolorifica, soprattutto per chi purtroppo soffre di varie patologie, come dicevi tu prima. Eh, infatti, abbiamo visto scorrere qualche immagine, esattamente in che cosa consistono questi dispositivi, abbiamo visto che ci sono dei tessuti particolari. Sì, l'azienda praticamente che cosa ha fatto? Ha, ha fatto sì che anziché utilizzare i minerali che normalmente utilizziamo, fra l'altro, mi basti pensare quando una persona è un po' stanca, un po', un po giù, così eh, prende del magnesio, per esempio, no? Oppure è un, un po' bianchino, eh, ti manca del ferro. Siamo un po' abituati abbastanza a pensare dei minerali quando abbiamo certe, certe mancanze. E cosa ha fatto l'azienda? Anziché andare a utilizzare questi minerali all'interno di pastiglie? Ingredienti o cose varie le ha messe all'interno di un tessuto, le ha messe all'interno di un tessuto che a contatto col calore umano, che mediamente è intorno ai 36 gradi e mezzo, 36,4 come ben sappiamo, va a reagire e questa reazione va proprio a produrre questi effetti benefici di cui stavamo parlando. E poi leggevo eh, effetto sauna infrarossi. E quindi innanzitutto anche eh, che cosa si intende, che cos'è la sauna infrarossi, in che cosa differisce dalla classica sauna finlandese che conosciamo. Sì, diciamo intanto che la sauna infrarossi esiste da decenni. Nel nord Europa viene utilizzata all'ordine del giorno esattamente come la classica sauna finlandese. La differenza sta nell'effetto che produce. Intanto una sauna finlandese fa sudare tantissimo. Eh, L'effetto è quello di eliminare una parte di, di sudore di, di, col sudore di tossine, ma la certificazione va da un 4 a un 7% praticamente di eliminazione delle tossine. E ci si va dentro di solito completamente svestiti, e quindi l'effetto della sauna finlandese ben lo conoscete, lo conosciamo. Invece, la sauna infrarossi produce quello che viene chiamato tepore naturale interno, cioè calore secco, è un tepore che all'esterno non produce sudore assolutamente, ma la cosa interessante e certificata è che va ad eliminare fino al 70% di tossine che si possono creare e depositare nel nostro corpo. Non è necessario svestirsi, non è necessario entrare all'interno di quelle che, se uno conosce la sauna di infrarossi, sono cabine. Cabine oppure sono delle pareti che emanano questi raggi infrarossi oppure creano questo effetto di risonanza nel nostro corpo. Con i vestiari che noi abbiamo creato e con eh, non solo vestiari come Benessere 24 eh, fa, fa bene capire durante l'esposizione dei, dei suoi prodotti, eh, si è proprio tranquillamente. O seduti, o sdraiati, meglio ancora, oppure si indossano senza nessun tipo di eh, obbligo d'andare andare in qualche ambulatorio o, o centri specializzati. Infatti abbiamo visto dalle immagini i tessuti anche il materasso in questo momento, la poltrona, quindi un po' di tutto, ma eh, sono questi dispositivi possono essere consigliati anche in caso di un decorso post-operatorio? Oh sì, abbiamo delle certificazioni eh, di istituti proprio ospedalieri che dimostrano che abbiamo un 30% di miglioramento sul recupero post-operatorio. Quindi questi sono dati alla mano certificati dimostrabili, quindi eh, non confutabili. E, la cosa bella, ripeto, è che tu ti sdrai sopra ti appoggi sopra e lo puoi fare tranquillamente nella comodità di casa tua. E' eh, è un, quindi consigliabile diciamo, un utilizzo continuativo di questi prodotti o sporadico? Allora, ehm, hai toccato un tasto molto importante. Eh, sono classificati questi dispositivi come dispositivi medici di classe 1. Il classe 1, in Italia così come in Europa, è un dispositivo medico che funziona solo a contatto. Eh, facciamo un piccolo esempio, gli occhiali da vista. L'occhiale da vista è un dispositivo medico di classe 1, detraibile del 19% esattamente come i nostri dispositivi, funziona, certificato eccetera eccetera, però se io tengo l'occhiali da vista anziché nella zona mancante sopra, al massimo per chi... Hai eh, capelli, può fare da ferma capelli o da parte solo estetica. Funziona a contatto, così è la nostra terapia, funziona se utilizzata giornalmente. Da qui fra l'altro il nome e il termine benessere 24. Quando tu utilizzi questa terapia, nel durante hai un effetto assolutamente garantito. E questi prodotti che noi stiamo vedendo oggi si basano comunque su degli studi anche antichi, perché si basano su degli studi partiti già nell'Ottocento, mi dicevi? Sì, assolutamente. Eh, da secoli ormai la terapia infrarossi lontani viene utilizzata proprio per dare eh, benessere senza controindicazioni all'essere umano. Che cosa ha fatto? Eh, negli anni più recenti questa terapia è stata inglobata all'interno di strumenti che possono essere più, più pratici per l'essere umano, fra cui Appunto, appunto, questi tessuti, questo abbigliamento anche che permette proprio di produrre questi benefici di cui parlavamo. Ecco, ci hai già dato molti dettagli a livello tecnologico, torniamo ancora un po' sull'aspetto scientifico: come operano esattamente questi raggi infrarossi? Mm. Come il corpo mm. riesce ad assorbire questa energia? Perfetto, allora diciamo che la nostra pelle respira, e noi respiriamo tramite la pelle tanti tipi di raggi, questi raggi terapeutici o termici. E vengono respirati dalla nostra pelle e che cosa succede in pratica? A contatto con questi tessuti avviene uno scambio molecolare più veloce, cioè noi siamo fatti per la stragrande maggioranza di acqua. Cosa succede alle molecole dell'acqua a contatto con un raggio infrarosso? Sì, quello che tecnicamente si chiama sì, declasterizzazione passatemi il termine, si spezzano, diventano più piccole, più veloci, vanno a lavorare, quindi a interagire con le cellule in maniera decisamente ottimale. Quindi questo permette uno scambio cellulare più veloce, eh, le cellule rimangono non solo più attive, il che genera maggiore energia e maggiore forza nel, nell'individuo, nell'essere umano, così anche come nell'animale, ma... Eh, Soprattutto avviene in maniera decisamente migliorativa un'ossigenazione del sangue, quindi una, un trasporto di ossigeno, un'eliminazione di anidride carbonica, così come un'eliminazione di tossine e quindi di, appunto come dicevo prima, di anidride carbonica. Tutto questo in maniera continuativa e siccome il tutto si attiva tramite il calore del nostro corpo, ecco perché non può avere nessun tipo di controindicazioni. Ed ecco anche il motivo per cui i nostri dispositivi non sono collegati a nessun apparato elettrico o cose del genere. L'attivazione avviene solo a contatto col nostro derma. Eh, mi domandavo se ci fossero delle indicazioni particolari da seguire, quanto può essere importante idratarsi. Ah, oh, so. sì, noi consigliamo, allora, innanzitutto bere e vita. Eh, senza l'acqua non, non sarebbe possibile nessun tipo di vita. Eh, noi consigliamo con l'utilizzo di questa terapia di bere almeno un litro e mezzo o due litri d'acqua al giorno, questo per favorire il ricambio eh, cellulare, questo sicuramente. Dopodiché, quello che si riscontra è che la persona che ha delle patologie di infiammazione, di, varie, di vari tipi possono essere questi tipi di infiammazione, eh, potrebbe riscontrare che è necessario bere ancora un po' di più. Perché? Perché a volte eh, l'urina che noi andiamo a fare, che è l'unico mezzo in cui espelliamo le nostre tossine, o il sudore o l'urina, potrebbe avere un attimino di aumento durante questo periodo di disintossicazione o dis disinfiammazione. Ecco, noi siamo ormai in chiusura, quindi abbiamo un miglioramento, eh, un'attenuazione di, di dolori possibili osseo articolari e un miglioramento del sonno, quindi oh. de, dell'insonnia della circolazione sanguigna all'interno del corpo. Decisamente, questa ossigenazione, questo ricambio cellulare va ad abbassare tantissimo, ad equilibrare tutti i nostri stati infiammatori. E di solito non si dorme o perché non stai bene a livello mentale, perché hai dell'ansia o cose similari, oppure perché hai dei dolori. E questo il nostro cervello li recepisce e eh, dovendo lavorare nel cercare di sfiammarli, purtroppo a volte il sonno eh, è l'ultima cosa a cui a cui pensa. Invece in questa maniera il sonno Diventa completamente terapeutico, non dormi più solo perché non ce la fai, ma perché, ma perché non si dice, perché riesci proprio a, a, a stare, ti senti meglio, il sonno diventa una conseguenza naturale. Bene, allora grazie Simone Vellani perché ci hai fatto scoprire eh, molte cose di, di questi eh, raggi infrarossi lontani che non conoscevamo, sicuramente una tematica da approfondire, grazie a voi per essere stati con noi e eh, ci vediamo alla prossima puntata di Qui Emilia Romagna. Arrivederci.